abbiamo anche due madri. Sono la mamma di questa ragazza di provincia di Piacenza, io abito, e sono presidente onorario dell'associazione Famiglia C'è anche, più al direttivo di un'altra associazione di Milano. Sempre, combattiamo sempre contro la violenza alle donne, perché al fine anno erano già 8.000 la lista, quindi credo che è ora di finirla. Noi non vogliamo la certezza della pena per gli assassini, niente sconti di pena. Quando è stato stabilito un certo 20 anni, 30 anni, deve essere quello, non ci devono essere sconti, perché per le nostre figlie lo sconto non ci sarà mai. Non possono tornare. L'assassino di mia figlia ha avuto 2 mega sconti. Come si chiamava sua figlia, signora? Rosanna Jane Wade. È una, mio marito è inglese. Ma io sono italiana. Comunque aveva 19 anni quando lui l'ha strangolata. Strangolamento, strozzamento, perché lui era in un brutto giro di droga, e allora lei lo voleva lasciare, perché la droga per lei era negata. Lo voleva lasciare e andare a fare la poliziotta, mia figlia. Per lui era scomoda, ha deciso di ucciderla. Quindi lui ha premeditato tutto, era tutto premeditato. Quindi perché deve avere lo sconto di pena, visto che ha premeditato questo? Perché deve averlo? Io adesso sono 24 anni che sto lottando anche per avere il risarcimento, perché lui non pagherà mai abbastanza. Io non... Ma adesso è in carcere l'omicidio? No, ha fatto solo 12 anni di pena. Ha avuto uno sconto 8 anni all'inizio, perché lui era incensurato. Poi gli hanno tirato via ancora 8 anni e 4 mesi per gli attenuanti. Cosa sono questi attenuanti? Ci vogliono gli aggravanti, non gli attenuanti. E poi 3 mesi ogni anno per buona condotta. Gli vengono date le donne in carcere settimanalmente, cambiate anche. Infatti lui, la moglie, l'ha conosciuta in carcere. Lui ha avuto 2 figli, lavora, cammina, sta facendo tutto quello che mia figlia non può fare. È giusto questo? Che loro devono negare a una ragazza di vivere e loro fanno quello che cavolo gli pare? Non è giusto. La giustizia si deve rifare il cervello, perché c'è scritto dietro le spalle la legge è uguale per tutti. Se la devono mettere davanti, così quando danno una sentenza lo possono leggere. È giusto così? Hanno tolto 10 anni di carcere a Parolisi, perché non era un omicidio efferato, no, 35 coltellate, che cos'erano? Questo è un giudice che si deve rifare il cervello. Hanno scarcerato una l'americanina Sollecito, perché dice non avevano abbastanza prove per la Meredith. La Meredith è morta e loro sono liberi, perché hanno accettato 2 milioni di dollari quei giudici lì. Ecco perché sono fuori quei delinquenti. Questo non deve succedere in giustizia, come non dovrebbe succedere neanche in Parlamento, che se non c'è il Parlamento non c'è giustizia, si dice così, perché io sto studiando abbastanza sul computer di queste cose. Non c'è Parlamento, non c'è giustizia. Allora noi cosa dobbiamo fare? Vivere allo sbaraglio? Dobbiamo solo pagare le tasse per questa gente? Solo pagare le tasse e avere niente in cambio? Adesso è una vergogna, l'Italia sta diventando veramente una vergogna, perché assassini premiati e vittime dimenticate. E è ora di finirla. Mia figlia era la seconda nella lista. Ho tanti amici che noi tra di noi siamo diventati fratelli, sorelle, perché ci stiamo aggrappando tra di noi, perché non abbiamo giustizia. Ma dobbiamo farci giustizia con le nostre mani? Possiamo anche farlo, perché se a me mi traversa la strada io gli vado addosso, perché gli ho fatto fare un esposto dal tenente colonnello dei carabinieri quando stava per uscire dalle carceri, perché lui è un milanese, non dovrebbe stare in provincia di Piacenza. Io ce l'ho a circa 25 km in linea d'aria da casa mia. Allora io, se lo incontro, cosa devo fare? La mia reazione non so come può essere. Quindi la giustizia doveva rimandarlo a Milano, almeno lontano dalla famiglia delle vittime devono andare questa gente. È ora di finirla con questo buonismo sugli assassini. Va bene così? D'accordo, grazie. Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, sono addetto stampa. Ah, bene. Ecco, quindi non è una televisione. Poi
Vabbè, poi troveremo il modo, insomma, di vedere, di farle vedere questa intesa. Sono in due. Sì, no, volevo solo controllare un attimo se va tutto bene.